Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Speciale Elezioni. Anche questa sera conosceremo più da vicino nel confronto i rappresentanti delle liste che sono in competizione per l'elezione in Consiglio regionale il prossimo 10 di marzo nella circoscrizione dell'Aquila. Abbiamo incontrato 6 rappresentanti nella trasmissione di martedì. Questa sera conosciamo più da vicino il confronto appunto delle idee, dei programmi, dei progetti elettorali, ma anche dei candidati stessi in relazione alle altre 6 liste in competizione. Sono 3 per la coalizione di Marco Marsiglio e 3 per quella di Luciano D'Amico. Gli ospiti sono tutti presenti nei nostri studi. Per guadagnare tempo li presentiamo direttamente con una domanda introduttiva, in modo che possano anche parlarci di questa loro campagna elettorale che ormai entrata nel vivo. Il primo a rispondere, lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, è Pierluigi Arduini della lista Marsiglio Presidente. Buonasera. Buonasera. Allora, buonasera. Ci parli di questa sua candidatura, credo la prima in Consiglio regionale questa lista che è considerata la lista del Presidente, perché ovviamente raccoglie esperienze che vanno anche oltre quelle dei partiti. Perché si è candidato Pierluigi Arduini e quali sono appunto i suoi primi feedback dalla campagna elettorale? Proprio la connotazione della lista, cioè dei rappresentanti, con tutti coloro che compongono la lista, è stata quella di voler riconoscere il buon operato del Presidente Marsiglio. Io, come quasi tutti gli altri componenti della lista, siamo a delle primissime esperienze elettorali e ci troviamo nelle condizioni di portare un po' quello che è il nostro contributo rispetto alle esperienze lavorative, al bagaglio di conoscenze che abbiamo acquisito nel nostro percorso di vita e lavorativo. Per quanto mi riguarda, il Presidente Marsiglio ha inteso supportare la mia candidatura anche in virtù delle esperienze che ho avuto in precedenza, sia in ambito finanziario e bancario, piuttosto che di rappresentanza delle imprese in 2 importanti esperienze associative. E rispondendo alla domanda del direttore rispetto a quello che è stato quelle che sono le nostre sensazioni, non fanno altro che confermare lo spirito col quale noi ci siamo candidati. Raccogliamo assolutamente dei feedback estremamente positivi, soprattutto dal tessuto imprenditoriale, che confermano il buon operato del Presidente Marsiglio, di tutta la Giunta nella sua interezza, e ripongono grandi speranze rispetto a quello che sarà poi, e ci auguriamo possa essere, il proseguo della prossima legislatura. Grazie Arduini, ho dimenticato di dire, ma i nostri telespettatori già lo sanno, che ai 2 minuti sentirete un cicalino che vi avvertirà della conclusione del tempo a disposizione, ma naturalmente potrete completare il vostro ragionamento e comunque anche rispondere, se chiamati in causa, su altri temi precedentemente affrontati dagli altri. Insomma, cerchiamo anche un po' di sfuggire dalle regole troppo rigide di questa par condicio. Americo Di Benedetto è già consigliere regionale, rappresentante di una forza civica che all'Aquila ha avuto grande successo anche alle ultime comunali, ed era eletto con la lista del Presidente Legnini, del candidato Presidente Legnini nelle precedenti regionali, oggi al fianco di Luciano D'Amico. Ecco, sono trascorsi 5 anni, come è cambiato l'Abruzzo in questi 5 anni dal suo osservatorio in Consiglio regionale Di Benedetto, e perché insomma c'è quest'anno davvero l'ambizione di tornare a governarlo? L'Abruzzo, come ha detto bene il professor D'Amico, non vive una situazione che possa essere ricondotta a un aspetto positivo. Lo dicono i dati dello stesso documento di economia e finanza regionale, lo ha citato bene nella partecipata occasione di incontro che c'è stata a Pescara il nostro candidato presidente.
gli istituti di ricerca dicono che in qualche modo l'Abruzzo va in controtendenza rispetto a una crescita e a un futuro che il presidente Marsilio vuole definire e continua a definire roseo, c'è una forte, un forte allontanamento del futuro della nostra regione. Se si fa riferimento ai dati della CGA di Mestre, per esempio, negli ultimi 10 anni il nostro Abruzzo ha perso circa 45.000 giovani che vanno a trovare opportunità al di fuori della nostra regione e le trovano per l'appunto e non tornano più. Credo che questi siano dati che hanno spinto noi, oltre a una claudicante azione di governo della regione Abruzzo che io posso qui testimoniare, perché ritengo che ci si sia dedicati un po' troppo alle questioni legate alle parti, più che una funzione istituzionale il Consiglio regionale è stato una sorta di quadriglia di scambi politici, di assorbimenti fra le varie parti politiche. Basti pensare alla disfunzione che c'è stata all'interno del partito della Lega rispetto a Fratelli d'Italia, e invece noi abbiamo trovato con un grande senso di responsabilità una volontà comune di fare, diciamo così, di concedere degli spazi di agibilità politica per un progetto di governo reale dell'Abruzzo. Grazie Di Benedetto. Patrizio Schiazza in lista per la Lega nella circoscrizione dell'Aquila. Patrizio Schiazza, volto noto, diciamo, dell'ambientalismo e anche della gestione delle aree protette. Ecco, che cosa anche con la sua candidatura vuole portare dentro questa campagna elettorale, Schiazza? Beh, la mia candidatura racconta la mia storia. Mi sono occupato di ambiente da sempre e quindi non ho nulla da inventare, cioè la mia esperienza sarà quella di innestarsi in un processo di miglioramento di governance dei territori nel quadro delle politiche attive già evidenziate da Marsilio nel corso della legislatura e che in qualche misura hanno trovato già l'avvio o quantomeno la predisposizione dei processi di esplicitazione di alcune linee guida quadro, come quelle del miglioramento della funzionalità dei sistemi ambientali e di regolazione dei processi ambientali in un quadro di sviluppo socio-economico. La mia candidatura nasce dalla volontà di portare in consiglio quella che è l'esperienza maturata concretamente nella gestione delle aree protette sui contratti di fiume. Vorrei ricordare, insomma, che questa giunta regionale ha finanziato per circa 38 milioni di euro i 7 contratti di fiume operanti sul territorio regionale, e poi porto l'idea delle green community diffuse. Vorrei ricordare, insomma, che questa è la regione che ha avuto la green community pilota d'Italia ed Europa nel Parco Sirente Velino. Sono stato, diciamo così, l'elaboratore di questa progettualità che produrrà degli indubbi benefici in porzioni di territorio, al punto che poi quell'esperienza è diventata bando nazionale. Sono nate altre green community in Abruzzo, che sono dei sistemi, diciamo così, di gestione territoriale basati su una valorizzazione pattizia di beni collettivi e quindi in una sorta, diciamo così, di collegamento tra le istanze territoriali e la programmazione e la gestione amministrativa. E mi innesto, tra l'altro, contrariamente a quanto diceva Di Benedetto, in un contesto di stabilità. Vorrei ricordare che la giunta Marsilio non è mai cambiata in 5 anni e che quindi questo mi dà l'idea che la capacità di dare senso alla programmazione e alla continuità amministrativa sia una buona garanzia di riuscita. Grazie, rappresenta un po' il mondo verde anche qui nella coalizione di D'Amico. Alfonso D'Alfonso, volto noto della politica regionale, e negli ultimi anni sempre più, insomma, spinto sui temi della sostenibilità e anche dell'agricoltura innovativa. Ecco, un mondo che vive un momento particolare, ma di cui lei vuole essere un po' diciamo il punto di riferimento all'interno della lista Alleanza Verdi Sinistra. Insomma, qual è la, anche lo chiedo a lei, insomma, l'impostazione che le sta dando a questa campagna elettorale? Buonasera, innanzitutto diciamo che noi, la nostra lista è Abruzzo Progressista e Solidale,
Io sono dentro questa lista come Demos, Democrazia Solidale, che è un'esperienza politica partorita dalla comunità di Sant'Egidio, quindi un po' il filone del cattolicesimo democratico. Questa lista è una lista politica, chiaramente, occupiamo uno spazio politico ben preciso e identificato, dove questi valori che lei ha citato sono dei valori fondanti. L'agricoltura, per me l'agricoltura è la mia impresa, io ho scelto volutamente di ritornare nell'impresa di famiglia, nel modificarla, nell'evolverla, e credo che l'agricoltura oggi sia la grande malata dell'economia, la grande malata perché ha dei costi di produzione che sono letteralmente schizzati in alto, ed è anche il settore economico che più viene preso di mira da una politica disattenta e, se vogliamo, anche cinica. Cinica perché si continua a illudere chi ha investito in questo settore, non si vuol capire che è in atto un cambiamento climatico che stravolge completamente il sistema produttivo. Addirittura il cinismo è arrivato a illudere gli agricoltori che sono stati danneggiati dalle ultime vicende climatiche, vale a dire dall'attacco di Pronospera o comunque del clima primaverile del 2023, con l'illusione dei risarcimenti e del riconoscimento dello stato di calamità. Non c'è un euro, non c'è copertura finanziaria e il ministro Lollobrigida e con l'appoggio della regione pensano di prendere in giro i coltivatori con la problematica della farina di grillo o della carne sintetica. Questo è un modo di far politica che noi denunciamo e al quale noi ci opponiamo con forza. Rappresenta un'area di centro già presente nel Consiglio regionale uscente, la sindaca di Prezza, Marianna Scoccia, grazie per essere qui nei nostri studi, nella lista Noi Moderati, per sostenere, diciamo, da posizioni più centriste la candidatura alla presidenza, la ricandidatura di Marco Marsiglio. Anche qui le chiedo il senso di questa sua nuova esperienza in Consiglio regionale, alla quale punta. Beh, sicuramente si continua il lavoro fatto in questi anni, e per me sono stati 5 anni importanti di grande lavoro ma anche di grande crescita professionale e politica. 5 anni che, come gran parte di voi sapete, in più occasioni io sono stata in contrapposizione, non ho avuto nessuna difficoltà a mettermi in contrapposizione con il governo Marsiglio, perché per quanto riguarda i temi, per me sono state delle grandi battaglie sui temi, soprattutto a difesa del mio territorio di appartenenza. Temi importanti, primi fra tutto quello sulla sanità, e non ho esitato neanche un istante a rivedere le mie posizioni laddove ci sono state ascoltate anche le mie sollecitazioni. Mi riferisco prima fra tutte all'approvazione della rete ospedaliera, che è stato un atto importante, una programmazione importante, un atto che aspettavamo da tanto tempo e che ha visto soprattutto nel mio territorio finalmente la salvaguardia del punto nascita di Sulmona e il primo livello dell'ospedale. Questo che cosa significa? Che in questi anni avremo modo di poter lavorare seriamente sull'efficienza dell'ospedale, riempiendolo ovviamente di maggiore personale, maggiori macchinari, che soprattutto anche per favorire uno snellimento delle liste d'attesa. La mia candidatura è un punto importante per il nostro territorio. Riparto da dove ho iniziato, sempre con una candidatura all'interno di una forza centrista, quest'anno con Noi Moderati, e mi auguro di poter continuare l'importante lavoro che in questi 5 anni è stato fatto a difesa del territorio. Ecco, viene dal Centro Abruzzo anche il candidato Daniele Di Bartolo, lista Riformisti e Civici, che mette insieme esperienze della tradizione socialista con Italia Viva, e chiedo invece qual è il suo giudizio su questi 5 anni, anche in relazione allo specifico territorio che lei si candida a rappresentare. Sì, grazie innanzitutto per l'invito.
I 5 anni della Giunta Marsilio parlano da soli, non lo devo dire io, ci sono dei dati raccolti in tante ricerche e abbiamo di fronte delle sfide vitali per il centro Abruzzo, perché la sfida vera, la sfida essenziale è quella di bloccare lo spopolamento delle aree interne e rivitalizzare il tessuto economico. Su questi argomenti purtroppo la Giunta Marsilio non si è fatta sentire per niente, abbandonando completamente le aree interne. Quindi oggi, se c'è una speranza per poter fare in modo che l'Abruzzo interno ritrovi le ragioni, le possibilità di guardare avanti e non perda più continuamente giovani, e ce n'è solo una, è quella di votare per il candidato a presidente Luciano D'Amico e dare forza ad un progetto che invece vuole riportare lavoro nelle aree interne e vuole fare in modo che le aree interne finalmente tornino ad essere fruibili. Primo su tutto, diciamo, le vie di comunicazione. Sappiamo come è andato a finire il raddoppio della linea Pescara-Roma, che per una zona come la Valle Peligna è essenziale se vogliamo continuare a guardare avanti. Grazie. Nel secondo giro entriamo su un tema un po' più specifico, ovviamente invertirò l'ordine di risposta, ma è un tema che in parte avete proprio in questo momento già accennato, che è quello un po' della ricucitura infrastrutturale del territorio della provincia dell'Aquila, appunto nella sua complessità, sia l'asse ferroviario Pescara-Roma, quindi diciamo anche questo progetto in divenire, ma anche l'asse che si incrocia con esso, che collega il centro Abruzzo all'Aquila e dovrebbe collegare anche l'Aquila con Roma e con le altre città, ecco, per il ferro. Per le strade c'è un'analoga situazione di infrastrutture da completare o anche da progettare. Ecco, su questi temi, nei vostri 5 anni, verosimilmente, quali saranno le realizzazioni che potranno avere una concreta fattibilità e quali sono le emergenze prioritarie su cui vi batterete sui banchi del Consiglio regionale se eletti? Iniziamo con Patrizio Schiazza della Lega in questo caso. La rete infrastrutturale è il nodo o lo snodo attraverso il quale muovere le direttrici dello sviluppo. La Pescara-Roma è già in appalto il primo lotto, l'idea di innestare l'Aquila su Tagliacozzo e quindi collegare il capoluogo alla velocizzazione della Pescara-Roma è di fatto nell'ordine delle cose. Credo che gli investimenti infrastrutturali siano nella piena centralità delle posizioni di governo e del ministro Salvini. Accanto alle autostrade, poi non per il Certo Abruzzo, metterei i porti, e ritengo che i poli logistici debbano essere necessariamente valorizzati e che il Centro Abruzzo ha nei poli logistici una catena di sviluppo importante. Ravezzano in questo senso può essere rilevante nella gestione dei flussi. Rispetto alle strade del centro Abruzzo e in particolar modo del mio territorio, un'attenzione andrà rivolta alla 479 che collega la Valle Peligna all'Alta Valle del Sagittario, che soffre alcuni problemi di sicurezza e di agibilità, di fruibilità, e le complanari sul lago di Scanno, perché l'implementazione del turismo natura che si è avuto nel corso di questi anni ha condotto a un importante aumento delle presenze, con una difficoltà di movimento e con una difficoltà di trasporto anche delle merci e di sicurezza. Qualche volta durante l'estate capita ad esempio che le presenze nella riserva del lago di San Domenico, al lago di Scanno, superano decine di migliaia di persone, con un imbuto che determina anche l'impossibilità alle autoambulanze di passare. Così come il flusso intorno al lago o il trasferimento delle merci dalla Valle Peligna attraverso Scanno verso Villetta Barrea, Barrea e l'altra parte dopo Passo Godi creano necessariamente dei problemi. Quindi l'attenzione andrà spostata, andrà portata sia sulla rete infrastrutturale generale che sulla rete secondaria, non di minore importanza se vogliamo consentire il mantenimento degli indici di presenza ed evitare lo spopolamento. Grazie. Pierluigi Arduini, Marsilio Presidente.
Beh, io farei un ragionamento un po' più generale, cioè non andrei un po' a soffermarmi su quelli che sono i singoli territori. Diciamo, la volontà di Marsilio è quella anche di evitare, insomma, che ci sia un interesse particolare sui singoli territori, tant'è vero che una delle prime azioni che sarà portata avanti dal Presidente, nel caso in cui dovesse essere eletto, io mi sembra di non avere grossi dubbi su questo, sarà quello, ad esempio, nella prossima legge elettorale, di costituire un collegio unico. Questo perché? Perché la regione è, e quando si diventa consiglieri regionali si diventa consiglieri della regione. Bisogna assolutamente, chiaramente, portare avanti quelle che sono le stanze dei territori dai quali si proviene, perché si ha un'approfondita conoscenza, come giustamente il collega della Lega ha dimostrato. Però è necessario fare un'operazione che sia sistemica, che sia di fatto a supporto dell'intera regione, perché anche la rete dei trasporti, che sia esso su rotaia o su gomma, non può essere affrontata, il problema non può essere affrontato semplicemente su un singolo intervento. E questo è evidente che è assolutamente facilitato quando noi abbiamo a disposizione un presidente che abbia una corsia preferenziale, un rapporto privilegiato con quello che è il governo centrale. Io non so quanti abruzzesi sappiano, insomma, che nel 2001, quando Marco Marsilio si candidò alle regionali del Lazio, la segreteria era composta da una giovanissima Giorgia Meloni, che oggi è Presidente del Consiglio. È evidente che questo ci consente in qualche modo di avere uno slancio ulteriore rispetto alle altre regioni. La prova provata è rappresentata anche da quelli che sono gli ulteriori, in aggiunta, finanziamenti che sono stati messi a disposizione dell'Abruzzo per i prossimi anni, parliamo di oltre 1,2 miliardi di euro in più rispetto a quelli che erano destinati alla nostra regione. Grazie. Sul tema infrastrutturale della Roma Pescara nello specifico, si è parlato molto, l'abbiamo fatto noi sulla stampa, ovviamente dei primi lotti che vengono cantierizzati, quindi quelli relativi più alla parte costiera, ma c'è tutto un tema aperto sull'impatto che avrà sul territorio dell'Aquila questa infrastruttura, pur nella sua, credo, unanimemente riconosciuta utilità. Ecco, su questo mi piace sentire nello specifico, poi naturalmente il discorso può essere più generale, come giustamente diceva Arduini, Alfonso D'Alfonso. Il discorso della mobilità è un discorso strategico per lo sviluppo di un territorio. Vabbè, innanzitutto dico che Marco Marsilio è talmente legato alla sua regione, che il Lazio, che faremo di tutto per rimandarcelo volentieri. Credo che in questi 5 anni non abbia conosciuto abbastanza questa regione, tant'è che pronunciare all'Aquila come slogan unificante gli emonnanzi significa neanche sapere che cosa è successo in questa regione e in una parte di questa regione nel 2009. Il progetto di riforma elettorale significa affossare completamente le aree interne, perché significa spostare il potere politico completamente sulle aree più antropizzate, quindi la fascia costiera. E sul discorso delle infrastrutture, noi dobbiamo dire che grazie a Dio questa regione già è abbastanza dotata di infrastrutture efficienti, lo si deve a una classe politica che nulla a che vedere con quella a cui fa riferimento oggi Marsilio. Pescara-Roma è un collegamento indubbiamente strategico, altrettanto lo deve essere l'Aquila-Roma. Io ho una visione un po' diversa, perché quando si parla di infrastrutture si diventa come il popolo degli allenatori. Le infrastrutture ferroviarie hanno tempi di realizzazione e costi di investimento altissimi, quindi i tempi sono lunghi e noi dobbiamo dare delle risposte immediate. L'Aquila deve rafforzare la velocità del collegamento su gomma attualmente, con un'interconnessione con un tracciato ferroviario alle porte di Roma, per consentire una penetrazione rapida in città e soprattutto delle cadenze molto molto più frequenti.
Noi puntiamo anche su un altro fattore, che è quello della mobilità come fattore di crescita di tutta la regione, ma soprattutto delle aree interne, e quindi puntiamo sul trasporto pubblico, e trasporto pubblico gratuito perché dobbiamo disincentivare l'utilizzo dell'auto, gratuito perché nelle aree interne c'è chi ha diritto alla mobilità e a una mobilità sostenibile anche dal punto di vista economico. Grazie D'Alfonso. Marianna Scoccia. Sì, allora, per quanto riguarda la Roma-Pescara, questo oramai è un tema che trattiamo da diversi anni, se ne parla da tempo, mi sembra un po' di immaginare lo stretto di Messina, tantissimi anni che se ne parla, ancora si vede la realizzazione. In questi anni bisogna dire che comunque il governo Marsilio, interfacciandosi con il governo Meloni, comunque tanto è stato fatto. Inizieranno i primi interventi, è un'opera grande, importante, che probabilmente vedremo la sua totale realizzazione forse fra 30 anni, 35 anni, speriamo che gran parte di noi possiamo ricordarcela, però dobbiamo essere anche molto onesti, fra 30 anni è comunque un'opera ormai già vecchia, quindi parliamo di un qualcosa fondamentalmente che i tempi sono stati lunghi. Voglio anche dire che ovviamente è facile ora dare tutte le colpe ai governi attuali, però ricordiamoci che in precedenza il governo nazionale di certo non era di centrodestra, ma era un governo targato 5 Stelle PD. Il tema ovviamente delle infrastrutture, soprattutto nella provincia dell'Aquila, delle aree interne, è un tema vastissimo, è un tema ampio che non possiamo ovviamente trattare così con due minuti. Certo è, in questi anni è stato fatto tanto, voglio anche ricordare come la TUA ha messo in campo dei treni proprio per cercare di sostenere maggiormente il trasporto, però c'è ancora molto da fare. Con molta onestà, dobbiamo ancora dirlo, soprattutto nelle aree interne, sia sul tema delle infrastrutture ma anche sul tema proprio dei trasporti. Per esempio il mio territorio, la Valle Peligna, è uno di quei territori del centro Abruzzo che è fortemente disagiato da questo punto di vista. Per cui il mio impegno c'è stato già in questi 5 anni, ma continuerà ad esserci anche nei prossimi, perché soprattutto le nostre aree territoriali, il centro Abruzzo, la provincia dell'Aquila, ha necessità di maggiori trasporti. Daniele Di Bartolo, di Fornisti e Civici. Ma innanzitutto possiamo dire che Marsilio non ha utilizzato nell'interesse dell'Abruzzo i suoi rapporti con la Meloni, visto che quando c'era un governo di centrosinistra guidato da Draghi i soldi sono stati messi con il PNRR sulla Roma-Pescara, invece oggi abbiamo visto che sono stati sottratti dal governo di centrodestra, quindi se deve continuare a sfruttare i suoi rapporti con la Meloni in questi termini possiamo anche chiedergli magari di sospendere il suo interessamento per il momento. Mi fa piacere ascoltare poi i colleghi del centrodestra parlare con il modo indicativo e al futuro, perché sono stati per 5 anni al governo, durante i quali la situazione non era proprio esattamente come quella che ha caratterizzato gli anni precedenti, perché venivamo fuori dal Covid e c'è stato il PNRR, c'è stata la possibilità di spendere dei soldi e fare degli investimenti infrastrutturali e abbiamo visto come sono stati destinati, sono stati praticamente sottratti all'Abruzzo diversi finanziamenti che avrebbero consentito di iniziare i lavori in maniera più celere. Oggi stiamo ancora parlando del primo lotto, ma parliamo appunto, se usiamo questo metodo e questa strada, di lavori che verranno terminati, appunto come diceva la collega Marianna Scoccia, in 30-35 anni. È chiaro che noi non possiamo avere risposte immediate, ma neanche pensare che questi siano problemi che si risolvano tra 30-35 anni. Soprattutto, in particolar modo, insisto per le aree interne, diciamo, le comunità che vi vivono fondamentalmente sono cresciute su due direttrici, fra l'Adriatico e il Tirreno, una tra Pescara e Roma e l'altra tra Pescara e Napoli. Se non ripristiniamo una viabilità, una fruibilità lungo queste direttrici, difficilmente potremo pensare ad un futuro per queste aree. Amerigo Di Benedetto. Io mi trovo d'accordo con quanto riportato da Di Bartolo e da D'Alfonso su temi, diciamo così, anche di prospettiva. Un governo uscente si misura
per la qualità delle risposte che ha dato nei 5 anni in cui ha governato. Oggi purtroppo sul settore infrastrutturale stiamo al punto di partenza, sia per i definanziamenti legati al PNRR, e citerei anche il Master Plan, sia per un'azione, diciamo così, non organizzata e non strutturata sulle linee strategiche di investimento che sono quelle portuali. Noi siamo ancora fermi sul sistema portuale, che è un sistema strategico, su quelli aeroportuali, ma anche e soprattutto, come abbiamo detto, rispondendo alla sua domanda, sulla Pescara-Roma. La Pescara-Roma ha una finalità chiaramente commerciale, non credo che si possa trattare di alta velocità, può essere in qualche modo oggetto di considerazione strategica, e lo è da parte di tutti, però la tempistica di realizzazione e la certezza che venga realizzata incomincia ad essere claudicante. Io mi concentrerei un po' di più sulle aree interne e sul fatto della intermobilità, perché guardate, il sistema autostradale, per quanto sia stato in qualche modo oggetto di attenzione, di disfunzioni e anche di riorganizzazione, è un sistema che ha fatto la storia della nostra regione. Pensate un po' alla Val di Sangro e anche al collegamento L'Aquila-Roma. Molto probabilmente non si è prestata attenzione allo sviluppo, e tra l'altro Marsiglio, che insiste e persiste su Roma, avrebbe dovuto fare, che sta facendo Roma città capitale, Roma capitale sulla sulla parte che riguarda la metropolitana, perché l'avvicinamento della metropolitana a Tivoli a lunghezza creerebbe per Teramo L'Aquila, attraverso l'intermobilità ma soprattutto legata al pendolarismo, una prospettiva di crescita futura rilevante, soprattutto alla luce della qualità degli immobili, della qualità della vita che L'Aquila ha grazie al terremoto. Quindi credo che questo sia un elemento su cui bisogna prestare molta attenzione. Grazie, noi ci fermiamo per la prima pausa, ci vediamo tra pochissimo con un altro giro di domande e risposte con i candidati. A tra poco. Riprendiamo in studio con un altro tema che ovviamente potete declinare nell'ambito del collegio, ma come giustamente si ricordava è un tema nazionale, regionale, molto regionale, che è quello della sanità. Oggi c'è stata all'Aquila anche una manifestazione per salvare i nuclei di cure primarie, che sono insomma un po' gli studi associati tra i medici in alcune realtà anche cittadine, per appunto il servizio ai pazienti. C'è una rete ospedaliera che ricordava la consigliera Scocci, è stata approvata proprio dal Consiglio regionale prima di sciogliersi. C'è un tema che investe soprattutto l'aspetto dell'assistenza sul territorio. Ecco, al di là del giudizio sui 5 anni, quali sono i vostri impegni nei confronti dei cittadini, non soltanto della provincia dell'Aquila ma abruzzesi, nell'affrontare i temi principali, che sono quelli appunto della riduzione delle liste d'attesa e della mobilità extra-regionale. Il primo a rispondere è Alfonso D'Alfonso. Innanzitutto un passaggio conclusivo sulla mobilità, di come non dovrebbe essere gestita. Questa giunta regionale, attraverso il governo di Tua, ad esempio, è quella che ha impoverito la mobilità, l'offerta di mobilità dalla Valle Peligna a Roma. 8 corse di coppia sono state portate a 2, l'ottimo risultato che hanno ottenuto è quello di aver fatto trasferire diverse decine di lavoratori pendolari da Sulmona e dalla Valle Peligna a Roma. Questa è macelleria sociale, e questa gestione di Tua si è caratterizzata per questo tipo di governo, vale a dire tentare di far credere di fare utili tagliando i servizi. Sulla sanità io credo che l'ASL numero 1 della provincia dell'Aquila sia la peggiore in assoluto della regione Abruzzo e non solo. È facile governare, innanzitutto facciamo notare come sono stati 2 i direttori generali che si sono alternati, perché evidentemente c'è un difetto nella capacità di scegliere uomini con veri doti manageriali. Entrambi venivano da Roma. Il secondo si è caratterizzato per i tagli orizzontali che ha fatto la sanità per tentare di far quadrare i conti, tagliando in maniera orizzontale e quindi abbassando notevolmente la qualità. Prova ne è che la nostra mobilità esterna è fortemente deficitaria.
Le liste di attesa si sono allungate di molto e dentro gli ospedali soprattutto si respira un'aria di molto pesante. Pensate, qualcuno qua ha i capelli bianchi come me, quando mai era successo che 25 concorsi per primario si fanno a ridosso di una campagna elettorale? Questo è in maniera plastica la rappresentazione della nostra sanità, vale a dire un'occupazione di centro di potere e non un centro di erogazione di servizio di qualità. Pensiamo che i nostri pronto soccorso sono ormai intasati perché viene distrutta la medicina sul territorio, perché a monte ci sono i reparti che sono altrettanto stracolmi e quindi c'è il caos più totale dentro la sanità. Patrizio Schiazza, Lega. Allora, un piccolo passaggio anch'io sulla mobilità, cioè che spero che non vada, diciamo, a fronte delle declinazioni portate dai candidati che sostengono D'Amico, spero non vadano a governare. C'è una bella differenza tra PNRR e FSC. Il PNRR, così come immaginato da Conte, che metteva la Pescara a Roma entro il 2026, non si sarebbe mai potuto realizzare. Ricordo che esiste una piattaforma Regis per la rendicontazione dei fondi e bisognerebbe studiarla per poi esplicitarla. Il secondo elemento, il trasferimento di questi fondi nell'FSC, comporta invece un prolungamento tempistico sia dei dati di progettazione che di appaltazione e realizzazione dell'opera, che ne consentiranno la traslazione in concreto e con un'efficacia per i territori abruzzesi. Sulla sanità io ho un approccio completamente diverso. Odio trattare di sanità per fare in modo che di questo tema si tratti in termini di captatio benevolenze, giocando sulle disgrazie delle persone e sulle difficoltà delle persone, perché in campagna elettorale tutti scoprono il tema della sanità come elemento su cui attrarre l'attenzione dei cittadini. Non io credo perché io lo permettate. Non si può interrompere, però neanche si possono sparare giù. Vabbè, ma risponderà quando toccherà. Allora, excusatio non pedita, accusatio manifesta. Le do 10 secondi, 15 non secondi. Non immaginavo che io pure ho avuto una disgrazia, quindi non è che devo. Detto questo, posso dire che l'obiettivo è quello di una sanità di prossimità. Cioè una sanità che tenga conto, la cui distribuzione territoriale, e nella rete ospedaliera insiste su ad esempio Tagliacozzo, Pescina, Penne, l'ospedale di Penne che era dato per chiuso, l'ospedale di Popoli, l'ospedale di Sulmona, la medicina territoriale, credo che sia una riorganizzazione tale che possa consentire un riequilibrio territoriale e un'erogazione di servizi degni di nota. Faccio presente, tra l'altro, e chiudo, che probabilmente i concorsi da primario non si sono svolti solo negli ultimi giorni, ma sono stati fatti nel corso degli anni, mancano ancora tante postazioni da riempire e credo che poi la futura amministrazione regionale porterà a compimento l'opera. Pierluigi Arduini. Io entrerei semplicemente, dato che ho ascoltato una declamazione di numeri, in questo caso i numeri sono impietosi, mi dispiace per i candidati del centro-sinistra, ma qui parliamo di una disponibilità della regione già messa a terra di 440 milioni di euro. Se vogliamo entrare nei temi specifici del territorio, parliamo di 10 milioni di euro destinati al 118, che è già operativo, 119 milioni di euro per la costruzione del nuovo ospedale di Avezzano. Mi sembra che non ci sia nulla da aggiungere. Poi, invece, per quanto riguarda la gestione passata, volevo ricordare al collega che la Giunta Marsilio si è trovata in piena pandemia, cioè non è arrivato dopo la pandemia. Io mi ricordo tantissimi componenti di Giunta, lo stesso Presidente, gli stessi componenti dello staff del Presidente, che erano, come dire, affaccendati a farsi tamponi Covid per poter riuscire a capire come organizzare le riunioni in una situazione così delicata. Situazione che io sinceramente, abitando all'Aquila, ho visto almeno nel nostro ospedale regionale affrontata con una
abnegazione di tutti quanti gli operatori sanitari, con un supporto più che adeguato, secondo me, da parte della Regione, con l'istituzione di addirittura campi in un ospedale che, vi ricordo, tra parentesi, all'epoca non aveva ancora avuto, portava ancora i segni del sisma 2009 e nessuno aveva mai messo mano a questa cosa. In più la mobilità passiva, il governo Marsilio ha ritirato un passivo di 100 milioni di euro di mobilità esterna verso le altre regioni. È stata abbattuta il 20%, portandola a 80 milioni di euro. Questo, come si diceva in precedenza, è la valutazione di quello che è stato l'operato di Marsilio in questi ultimi 5 anni. Daniele Di Bartolo. Sì. Allora, quando parliamo di sanità, fondamentalmente sappiamo benissimo di cosa c'è bisogno, tutti quanti. Strumentazione diagnostica, soldi per i medici e tutto il personale sanitario per evitare che vadano a lavorare fuori regione, soldi per il lavoro straordinario per contrattare con le organizzazioni sindacali. Allora, la prima cosa è reperire fondi. Ora io mi chiedo, chiedo ai colleghi del centrodestra, quando parlano di sanità più efficiente, dove penseranno di andare a prendere questi denari, questi fondi che servono, quando, diciamo, avrà vita il disegno di legge sulla autonomia differenziata, che appunto permetterà alle regioni più popolose del nord Italia di trattenere per loro il residuo fiscale, facendo crollare la sussidiarietà fra le regioni? Allora, probabilmente, siccome appunto parliamo di una materia che interessa tutti quanti e tutti quanti abbiamo interesse a che funzioni meglio la sanità, non bastano solo attribuire categorie e sigle ai vari ospedali. La prima cosa da fare è fare in modo che la Regione possa continuare ad avere dei fondi a disposizione per poter gestire la sanità e che non sia costretta a fare macelleria sociale grazie al regionalismo differenziato. Allora forse è il caso che gli abruzzesi abbiano la consapevolezza che il 10 marzo, quando andranno a recarsi alle urne, non daranno solo un voto per la Regione Abruzzo, ma daranno un voto che travalica i confini della Regione Abruzzo. Perché se pensiamo di votare Marsilio e di andare avanti con il governo Meloni, il prossimo passo sarà quello dell'approvazione definitiva del regionalismo differenziato, con appunto le conseguenze che ho appena descritto. Dopodiché le sigle conteranno poco, perché quando ci saranno meno soldi difficilmente riusciremo a reperire fondi per la strumentazione diagnostica e tutti gli altri argomenti che ho indicato. Grazie Amerigo Di Benedetto, Abruzzo Insieme ed amico Presidente. L'indicatore della qualità della sanità sta nel servizio, è di dominio pubblico non per affermazioni delle parti politiche ma per esigenze dei cittadini che il servizio pubblico sanitario non funziona. Non funziona perché la sanità viene parametrizzata sulla riduzione delle perdite delle aziende e non funziona quindi per un mancato investimento affinché i servizi possano essere migliorati. Guardate, la rete ospedaliera, tra l'altro approvata a ridosso della campagna elettorale, quindi spendibile, diciamo così, in un programma elettorale più che in un programma di governo, è stata fatta a invarianza di spesa. Nonostante l'invarianza di spesa sono state implementate invece unità operative semplici e complesse, e per farle bisogna avere degli investimenti ulteriori e non si sa dove questi fondi si possano andare a prendere. Ma il dato più critico è la carenza della specialistica, perché va pur bene il mantenimento dei presidi ospedalieri, ma non c'è la possibilità di curarsi a un livello adeguato. Tant'è vero questo, quant'è vero che idee di secondo livello non sono state minimamente prese in considerazione. E questa rete ospedaliera è stata sottoposta a condizione sospensiva, ovvero sia nei 3 anni si dovrà decidere quale sarà l'idea di secondo livello. Anche qui ricade la politica, molto probabilmente non si è voluta fare una valutazione sull'offerta sanitaria reale che la nostra regione oggi ha fra l'ospedale dell'Aquila e quello di Pescara. Ma il dramma più grande è che, proprio citando il Covid e il PNRR, e citerei anche per uno sviluppo e un'azione strategica il fondo complementare al PNRR, di cui tutti i cittadini e i politici soprattutto possono sapere la provenienza, che sono i veri denari che sono stati spesi addirittura senza bandi, nella riorganizzazione di avvicinamento fra la sanità del territorio, la medicina del territorio e i presidi ospedalieri, all'Aquila che cosa ci siamo inventati? Che la Casa della Salute viene messa dentro l'ospedale San Salvatore. Questa è la manifesta
inadeguatezza della gestione di un servizio sanitario, perché la Casa della Salute serve per avvicinare il territorio all'ospedale, non per sopperire alle carenze del pronto soccorso, per non parlare del precariato. Per non parlare soprattutto nell'ASL dell'Aquila, dove di recente si fanno i concorsi per i primari e si mandano a casa persone che hanno lavorato per il Covid per 3 anni. Grazie Marianna Scoccia. Allora, sul tema della sanità, un po' già prima ne abbiamo iniziato a parlare, comprendo benissimo che i colleghi candidati di centrosinistra ovviamente per il ruolo che oggi rivestono devo necessariamente non possono di certo dire che Marsilio, il governo Marsilio, ha fatto bene, però c'è anche da dire che il centrosinistra in tema di sanità ha già fatto vedere come hanno amministrato una sanità che è stata commissariata e che in questi anni comunque è stata risollevata. E l'atto più importante, è inutile nasconderlo, comprendo che non è facile digerirlo, ma è l'approvazione della rete ospedaliera, che è l'atto di programmazione più importante, al di là dell'invarianza di spesa o meno, ma è l'atto più importante perché permette la programmazione di tutta la sanità abruzzese. Gli investimenti sono tanti, sono diversi, oggi se in Valle Peligna non si parla più di proroghe per il punto nascita è grazie a questo governo. Oggi è stata fatta una riclassificazione degli ospedali, mentre con il centro-sinistra sono stati declassati. Oggi l'ospedale di Sulmona è un DEA di primo livello. Questo ci consentirà di fare una serie di operazioni importanti. Si parla dei primari, allora se non si fossero fatti probabilmente il centro-sinistra avrebbe detto che i primari non erano stati fatti. Ora sono stati fatti in campagna elettorale, quindi si attacca al centrodestra per questo. Io credo, perché di fronte a questo il cittadino ha sempre buon senso, che l'importante è fare. E il fatto che oggi comunque si può parlare di concorsi di primari, verranno fatti dei primari, è assolutamente importante e fondamentale. Certo è, come quando si amministra è così, ci sono ancora tante cose da fare, probabilmente qualcuna è andata meglio, è riuscita meglio, qualcun'altra probabilmente no. L'impegno deve essere costante sui nostri territori. Vorrei introdurre un tema che è di attualità nel dibattito di questa campagna elettorale, non soltanto all'Aquila, insomma l'Aquila è una circoscrizione nella quale c'è una altissima incidenza delle aree protette, è un tema sul quale molti di voi sono anche impegnati personalmente, un tema che avete seguito in tanti già in tre di voi già in consiglio, in due di voi in consiglio regionale. Al di là della vicenda del Borsacchio, c'è stata quella che Schiazza conosce molto bene del parco Sirente Velino. Insomma, in Abruzzo c'è periodicamente, anzi direi sistematicamente, poi viene fuori sempre nei momenti di maggior conflitto come un fiume carsico, questo tema della compatibilità della protezione territoriale con quelle con le attività antropiche e le attività turistiche in particolare, pensiamo a tutto il tema degli impianti sciistici. Ecco, a vostro avviso qual è la visione diversa, direi anche proprio tra i vostri due candidati presidenti rispetto a questo tema, e quale sarà l'impronta di governo se dovessero vincere nei prossimi 5 anni? Iniziamo con Americo Di Benedetto. Allora, io credo che sulla definizione delle aree protette questo governo sia intervenuto con il pennarello, che è una cosa veramente contraria alla decenza della perimetrazione di una tutela ambientale. Ma perché dico questo? Lo è stato nel parco Sirente Velino, dove si sono recepite delibere dei consigli comunali senza fare uno studio sui cambiamenti che realmente possono accadere all'interno delle aree protette. Esistono i sistemi di compensazione, perché a volte ciò che 30 anni fa era da proteggere può lasciare il tempo invece a una riorganizzazione per sostituire alcune aree con delle altre. E molto probabilmente
probabilmente se si fosse fatto uno studio di questo genere si poteva comprendere che l'area maggiormente da proteggere poteva essere in qualche modo ridefinita o addirittura ampliata. Ma la cosa più bizzarra è stata quella fatta nottetempo sul Borsacchio, quando in realtà, senza il parere dell'assessore competente, perché in genere ogni volta che c'è un emendamento si esprime un parere, quindi totalmente ignorato dall'assessore per materia competente, si è andata a riperimetrare sempre con un disegno un'area protetta, questa volta della costa, che in realtà aveva avviato e stava definendo con lo stesso governo regionale la fase di definizione del piano di assetto naturalistico. Io credo che l'approccio con l'ambiente, noi dobbiamo veramente tutelare un fiore all'occhiello della nostra regione, debba andare di pari passo anche con le altre esigenze, che sono esigenze di sviluppo, esigenze economiche, ma con delle fondamentali azioni che possono avere la connotazione scientifica, perché altrimenti noi diventiamo assorbiti dalla nostra bizzarria politica, che è quella di soddisfare le esigenze di un ritorno elettorale. Adesso non voglio dire la rete ospedaliera, ma santo Dio, di notte alle 4 di mattina con una confusione generale si può riperimetrare un'area protetta a un mese dalle elezioni? Che funzione ha questa riperimetrazione quando tu hai governato per 5 anni, se non quella di rispondere a chiamata ad esigenze che ti vengono da quel territorio? Credo che questo sia la negazione delle procedure di buon governo di una regione. Grazie. L'altra consigliera regionale, appunto, è stata anche testimone di queste vicende in consiglio negli ultimi mesi, è Mariana Scoccia, Noi Moderati. Beh sì, consiglio regionale, quella notte ovviamente c'ero e sappiamo benissimo che quell'emendamento non è stato un emendamento buttato di nascosto dove nessuno l'ha potuto leggere, il presidente Marsilio l'ha anche ampiamente spiegato, ma ovviamente lo possiamo spiegare noi che eravamo presenti, un emendamento che è arrivato in tempo, che è stato, hanno avuto modo tutti quanti noi consiglieri regionali di leggerlo, di comprenderlo, e la dimostrazione reale è che addirittura quando si stava votando, a un certo punto chi hanno votato contrari, a un certo punto alcuni consiglieri regionali hanno chiesto la modifica del voto astenendosi, quindi insomma fa capire che nel centro-sinistra c'è stata abbastanza confusione. Ma al di là di questo emendamento e di quello che è accaduto in quella notte, io credo che insomma su questo tema dei parchi, perché l'Abruzzo è la regione verde dei parchi, ma vanno coniugate queste due realtà, quelle dei parchi ma anche quelle delle imprese. Non possiamo immaginare che parliamo dei parchi, del verde, delle nostre montagne senza che ci siano dei servizi efficaci ed efficienti. Tutto quello che abbiamo fatto in consiglio regionale è stato fatto ascoltando innanzitutto i sindaci, le associazioni, gli addetti ai lavori, e nulla è stato fatto per caso. Credo che ci sia la necessità forte di una tutela non solo del nostro verde, delle nostre montagne, della nostra fauna, ma anche e soprattutto delle imprese, degli imprenditori, degli allevatori. Immaginate tutti quegli allevatori che sono all'interno delle aree parco e che hanno delle difficoltà oggettive a portare avanti le proprie aziende. Un amministratore di buon senso cerca sempre di tutelare entrambe le situazioni, e questo è stato l'impegno innanzitutto del governo Marsilio, ma sarà il mio impegno nei prossimi 5 anni. Grazie. Daniele Di Bartolo, Riformisti Civici. Sì, continua a farmi piacere l'uso del futuro, perché non ho capito bene per negli ultimi 5 anni in che termini sono state coniugate le esigenze dell'ambientalismo con quelle della produttività o dell'imprenditoria agricola o gli allevatori che operano in queste aree. Diciamo che le aree protette sono una risorsa, sono una risorsa soprattutto per le aree interne, vanno messe a sistema fra di loro e va fatto in modo che diventino
veramente, definitivamente un volano per, diciamo, il settore turistico, perché sotto questo profilo secondo me sono usate solo parzialmente. Un esempio su tutto, una sentieristica completamente carente in larga parte di queste delle aree protette, eppure sappiamo che il turismo legato ai sentieri montani ha una certa rilevanza anche altrove. Però l'ambiente mi suggerisce un altro argomento che secondo me è sottovalutato, perché dalle mie parti sta accadendo questo, che i comuni non adottano gli strumenti urbanistici, la regione ha omesso di indicare quali sono le zone che, diciamo, sulle quali vanno realizzati i parchi fotovoltaici, e quindi adesso sta accadendo che qualsiasi terreno può essere destinato alla realizzazione di parchi fotovoltaici. Ora io mi chiedo, ma che senso ha parlare di tutela dell'ambiente, che senso ha parlare di tutela delle zone rurali, se poi è consentito in aree come le nostre, dove i terreni agricoli hanno un valore infimo, realizzare parchi fotovoltaici, e sta avvenendo la corsa alla vendita di questi terreni. Io credo che se davvero crediamo in uno sviluppo di un turismo ambientale legato alle zone protette, la prima cosa da fare è bloccare questo insediamento indisciplinato dei parchi fotovoltaici, che stanno consumando terreno solo agricolo e sono a detrimento di qualsiasi idea e progetto di sviluppo di turismo ambientale. Grazie. Pierluigi Arduini, lista Marsilio Presidente. Beh, io veramente certe volte resto sconcertato, perché l'approccio ambientalista è un approccio che deve chiaramente, come giustamente diceva la dottoressa Scoccia, tenere assolutamente conto del territorio e delle imprese che insistono su quel territorio. Cioè, l'ambientalismo, quello no, non è possibile fare nulla, il no, proprio come, come dire, come dogma di fede, no, non è possibile farlo. E questa è una cosa che chiaramente noi non possiamo permetterci, perché più della metà del nostro territorio regionale è rappresentato da aree protette, ma queste aree protette non possono essere un deterrente, ma devono rappresentare un valore aggiunto per l'intero territorio regionale. E qua ci troviamo di fronte all'ambientalismo che dice: benissimo, dobbiamo avere energia pulita, però non possiamo fare i parchi fotovoltaici. Dobbiamo avere le vetture green, però le vetture costano 50.000 euro, chi può permettersi? Allora, non è assolutamente possibile pensare che ci sia una difesa d'ufficio di un ambientalismo in ordine a quella che è la qualità della vita, la salute e quant'altro, senza pensare che è necessario in qualche modo rinunciare a qualcosa. Ci troviamo in una situazione nella quale si faceva accenno prima a quelle che erano le coltivazioni montane, ma le coltivazioni montane nella maggior parte dei casi insistono su terreni che sono in zone protette. Allora, che cosa vogliamo fare? Vogliamo mettere insieme le mele con le pere, cioè salviamo il cinghiale ma lo dobbiamo abbattere, salviamo il cervo ma lo rintroduciamo. È un passaggio avanti e indietro, cioè è un continua quadriglia rispetto alla quale però non riusciamo poi a focalizzare quello che è il problema, cioè mettere a sistema tutte le aree protette a beneficio delle imprese, che di fatto non dobbiamo dimenticarci che sono il volano economico della regione. Il 67% delle imprese in Italia è rappresentato da piccole imprese. Prima venivano citati i dati della CGA di Mestre. La CGA di Mestre è Confartigianato Mestre, che io ho fatto il direttore generale di Confartigianato in Abruzzo per qualche tempo. È necessario tenere conto di queste cose, non utilizzarle come dati per utilizzarle nell'accezione negativa del termine, ma utilizzarli per poter riuscire a far tesoro di quelli che sono i dati statistici per poter operare nella maniera più corretta. Grazie. Patrizio Schiazza, Lega. Vabbè, questo è un po' un campo che conosco bene. Innanzitutto non si parla al futuro. Questa è stata la regione che per la prima volta ha dato corso ad una programmazione di fondi triennali per la gestione delle aree protette, cosa che non era mai avvenuta e che tutte le 25 riserve regionali chiedevano da tempo all'unisono. Cioè, abbiamo saputo in anticipo
per 3 anni qual era la somma assegnata per la gestione delle aree protette. Questa è la regione che ha dato corso alla riorganizzazione della governance del Parco Silente-Velino, al netto della fase di perimetrazione, che quando la fa Di Matteo ha valore scientifico, quando la stessa disegno di legge viene presentato da imprudente non ha valore scientifico, ma questa è una governance assegnata direttamente ai territori che gestiscono il parco, senza più correre il rischio di vedere fasi commissariali, e io sono stato commissario del Parco Silente-Velino, quindi conosco questa situazione. Questa è la regione che ha avuto la prima green community nel Parco Silente-Velino d'Italia. Questa è la regione che ha assegnato un quantitativo di fondi per il risarcimento da danno della fauna selvatica al parco regionale che non ha avuto eguali. Questa è la regione che ha dato strumenti di governance alle riserve, attribuendo fondi FSC per fondi di sviluppo in questa programmazione. Ma non è sufficiente, occorrerà rifare la 3896, la legge quadro sulle aree protette, dal 96 a distanza di oltre 30 anni, perché ormai non lega più né col codice nuovo degli appalti, né con i principi di concorrenza, né sui modelli di gestione. Perché ci sono aree che non sono gestite, e sono gestite male. La riserva del Borsacchio non è stata mai gestita. Sono anni che devono approvare il piano d'assetto naturalistico, erano arrivate alla fase di osservazione. Ricordo che ci fu addirittura una transizione per il primo piano d'assetto naturalistico Nigro, dato dal professor Nigro, che il comune di Roseto con l'amministrazione Pavone andò in transazione chiuse per poi ridare l'affidamento di una riserva il cui 80-90% si sviluppa sulla statale Adriatica e con i benzinai ed altro. Quindi io direi che al di là di ogni dogmatismo la coniugazione si fa sui fatti. Bene. E non solo sul... Grazie Alfonso D'Alfonso. Ma innanzitutto una breve parentesi sulla sanità. Periodo Covid, se non vado errato, la Giunta Marsiglio ha dovuto licenziare il direttore generale Testa per inefficienza proprio sulla gestione del Covid. E voglio ricordare che l'ospedale di Avezzano era stato ridotto a un ghetto, dopodiché sempre la Giunta Marsiglia verrà condannata perché non c'era la giusta causa per licenziare Testa. Questo giusto per far capire la confusione che regna da quelle parti, e se viviamo in due città diverse, in due territori diversi, io non lo so. Per quanto riguarda il discorso dell'ambiente, qua di ambientalisti, estremisti, fondamentalisti pare che non ne vedo. Io ho un'azienda agricola, vivo all'interno di un territorio parco. Certo, è vero, oggi come oggi purtroppo diverse amministrazioni di parchi rappresentano una barriera quando si chiede un'autorizzazione, e poi magari non viene fatto il controllo così come deve essere fatto sull'abusivismo. Così come mi permetto di dire che il problema principale di chi fa agricoltura all'interno dei parchi forse non è il parco stesso, ma l'accesso al credito, ma di questo ne possiamo parlare in altra sede. Dopodiché bisogna far sì, questo è vero, che il parco sia un volano di sviluppo, ma questa giunta non ha fatto altro che predicare per anni che il problema era ridurre le perimetrazioni. L'ha fatto anche sul parco del Gran Sasso, ha raccontato la favoletta del SIC che andava rivisto e andava riperimetrato, non è stato in grado di farlo, e adesso ci ritroviamo dopo 5 anni di demagogia, perché si tratta di demagogia con la destra che governava sia il comune dell'Aquila che la maggior parte dei comuni all'interno del parco e la regione, che tutto è come prima. Poi per quanto riguarda i danni da fauna, ma per carità, chi è che dice che bisogna salvaguardare i cinghiali? Però è la regione che deve mettere i soldi per i rimborsi agli allevatori, e questi soldi, che ne dica Patrizio, indubbiamente forse varrà per il parco regionale Vino Sirente, per il resto del territorio questo non è accaduto. Bene, grazie. Noi ci fermiamo per l'ultima interruzione pubblicitaria e poi andremo agli ultimi appelli, come è giusto che siano in tutte le tribune elettorali. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio per l'ultimo round di interventi da parte dei 6 rappresentanti delle altrettante liste. Le altre 6 le abbiamo sentite martedì.
che sono in competizione della circoscrizione provinciale dell'Aquila per le elezioni del prossimo 10 di marzo. Sono tre in sostegno della candidatura alla presidenza di Marco Marsiglio e altre tre per Luciano D'Amico. Siamo ormai vicini al rush finale della campagna elettorale stessa, fino a sabato, quindi ancora per qualche giorno si potrà pubblicare i sondaggi. C'è uno stato d'animo nelle rispettive coalizioni che voi state percependo giorno per giorno incontrando gli elettori. Allora vi chiedo, come andrà a finire secondo voi e perché vincerà il vostro candidato presidente? Quali argomentazioni soprattutto riusciranno a trascinare alle urne molti abruzzesi, perché l'astensionismo è sempre questo in tutti i sondaggi che stanno emergendo? Se fosse una lista sarebbe sicuramente la prima. Ecco, c'è spazio e c'è tempo per ancora convincere molti che andare a votare, oltre che un diritto, è anche un dovere civico. Iniziamo con Daniele Di Bartolo, lista riformista. Cominciamo con il dire che in politica, così come in natura, gli spazi vuoti non esistono. Quindi chi non va a votare permetterà agli altri di decidere contro i propri interessi e contro i propri diritti. Quindi il primo invito è andare alle urne, scegliere tra i candidati che ascoltate, tra i candidati che conoscete. E ovviamente la scelta fatela su ciò che vedete attorno a voi. Se avete problemi a raggiungere Roma e Pescara, se avete problemi a farvi visitare, se ogni volta che chiedete, che andate all'ASL e chiedete un appuntamento, la risposta è fra un anno e mezzo, altrimenti se paghi puoi passare fra due settimane. Ecco, se il mondo che avete attorno è questo, se vivete in un posto dove mancano gli strumenti urbanistici e quindi gli interessi dei privati prevalgono su quelli della collettività, e questo per ritornare al discorso di prima sul quale pare insomma sia stato un attimo ripreso dal collega Arduini di centrodestra, perché nessuno è contro i parchi fotovoltaici, però io quello che lamento è la mancanza di programmazione del territorio, e quando c'è mancanza di programmazione del territorio gli interessi dei privati prevalgono sempre sugli interessi della collettività. Ora, se l'Abruzzo che avete attorno a voi è quello che vi hanno raccontato i candidati del centrodestra, per cui c'è una sanità migliore, sono stati fatti investimenti sulle infrastrutture, per andare a Roma non c'è bisogno di fare la cessione del quinto e puoi prendere un appuntamento quando vai verso Bologna perché non ci sono interruzioni sulla A14, allora confermate Marsilio. Ma se come me avvertite un'altra regione, una regione che non trattiene i suoi figli, una regione che non consente ai giovani di costruire qui una famiglia, dove è un problema trasferirsi da una parte all'altra, allora date una speranza all'Abruzzo, perché è possibile con Luciano D'Amico, e votate quindi per il professor Luciano D'Amico, votate per il centro-sinistra. Grazie. Grazie Marianna Scoccia. Beh, perché votare? Perché votare il centrodestra? In questi anni, allora, innanzitutto noi non parliamo al futuro, questo è evidente. Tra il presidente Marsiglio e il candidato presidente Luciano D'Amico, chi parla al futuro è sicuramente il candidato di centrosinistra, in quanto Marsiglio per 5 anni ha governato la regione Abruzzo, in quanto il presidente Marsiglio può raccontare insieme a tutti quanti noi le cose fatte, tantissimi provvedimenti di legge che sono stati messi in campo. Posso immaginare la legge sull'urbanistica, la legge che ho proposto io per dispositivi accessori per i malati oncologici, e ce ne sono a migliaia. Non abbiamo assolutamente una visione futuristica, come è stato detto in questa trasmissione oggi. Abbiamo la contezza di quello che abbiamo fatto e anche di quello che faremo. Votarci perché abbiamo la competenza, l'esperienza, che è la cosa più importante, e la professionalità. Una macchina amministrativa che conosciamo benissimo, compreso il presidente ovviamente Marsiglio, a differenza di chi oggi si appresta a governare o a immaginare a governare questa regione Abruzzo. Per quanto riguarda il mio territorio, è fondamentale mantenere una rappresentanza regionale, perché siamo il territorio
territorio più piccolo, siamo il centro Abruzzo e non possiamo prenderci il lusso di perdere un consigliere regionale. È una partita importante, ci giochiamo una partita importante, sono convinta che i cittadini abruzzesi sappiano compiere la scelta migliore, perché ho sempre confidato nell'intelligenza e nella capacità di scegliere di tutti quanti gli abruzzesi. Abbiamo da portare avanti un compito importante, che è quello di continuare il lavoro che è stato messo in campo fino ad oggi, non farci trovare impreparati e non ricominciare da capo il lavoro che è stato svolto. Ecco, nello specifico voglio chiedere proprio ai due rappresentanti delle liste più identificative del candidato presidente, che aria tira nei quartier generali al 22 di febbraio, Di Benedetto. C'è molta fiducia, ci sono dei dati che ci mettono in una condizione di poter considerare la partita aperta. Stiamo lavorando in maniera molto determinata, perché il nostro auspicio, che ha dato le radici a questo progetto innovativo, è quello di riportare un'azione di buon governo nella regione Abruzzo. Riteniamo che negli ultimi anni sia stata fatta troppa politica e politica di parte, tra l'altro lo dice anche chi si spende per il presidente Marsilio. Riteniamo che una regione di dimensioni limitate come la nostra, da un punto di vista di numeri, inteso come elettori e come cittadini, debba essere ben governata e amministrata prima che prender parte, diciamo così, a definizioni partitiche sterili e poco utili per le esigenze dei cittadini. Riteniamo altresì che lo spazio concesso dalle forze politiche per questo progetto di governo sia stato trovato grazie al punto di caduta che è nella persona di Luciano D'Amico, una persona innanzitutto consapevole, perché per risolvere i problemi bisogna avere consapevolezza, strutturata da un punto di vista delle conoscenze, profondamente adeguata all'educazione relazionale, cosa che in questi anni un pochino si è persa, una possibilità di star vicino ai cittadini. E io credo che al voto questa volta, e non per una questione campanilistica ma per una questione oggettiva, bisognerebbe prestare attenzione a chi in Abruzzo vive, no, a chi con l'Abruzzo ci vive. Grazie Pierluigi Arduini, Marsilio Presidente. Io non faccio un appello di parte, perché in prima battuta vorrei fare un appello ad andare a votare, a prescindere da quelle che poi possono essere le considerazioni personali di centrodestra piuttosto che di centrosinistra, perché la partecipazione al voto è un elemento, è un momento troppo importante per poter essere assolutamente disatteso. Chiaramente, invece, per quanto riguarda i dati che diceva il collega Di Benedetto, ovviamente io ho altri dati, però ognuno chiaramente ha le sue fonti e attinge probabilmente da database di natura diversa. Perché votare Marsilio? Votare Marsilio perché io personalmente mi sono candidato nella lista Marsilio perché ho creduto, ho conosciuto il Presidente, ho visto il suo operato, l'ho visto anche con un occhio inizialmente critico, ho constatato la capacità di riuscire a mantenere una compagine di governo solida, coesa, unita, e soprattutto quelli che volevano pensare, che volevano far pensare che il Presidente Marsilio volesse in prima battuta mortificare l'Abruzzo, date le sue presunte origini non della nostra terra, e coloro che volevano pensare che la provincia dell'Aquila potesse essere mortificata rispetto alla rappresentanza in seno alla Giunta, ricordo che noi all'Aquila esprimiamo comunque il vicepresidente della Regione, esprimiamo l'assessore all'agricoltura, esprimiamo l'assessore al bilancio e finanza, voglio dire, insomma, deleghe non da poco, e quindi la capacità di riuscire comunque ad organizzare le forze politiche, io la posso, non posso altro che riconoscerla nella persona del Presidente Marsilio, e per questo il mio appello è quello di sostenere Marsilio, perché ancora abbiamo tantissime cose da fare. Grazie. Alfonso D'Alfonso. Innanzitutto
punto diciamo che c'è un giudizio sicuramente negativo sulla giunta regionale, nel senso che questa che va al giudizio degli elettori è sicuramente la peggiore giunta regionale di tutti i tempi. Poi che nella compagine consigliare ci siano degli amministratori, delle consigliere e dei consiglieri che abbiano fatto bene il proprio lavoro, certo non lo possiamo e non lo dobbiamo escludere. Che cosa ci aspettiamo? Noi ci aspettiamo una vittoria di Luciano D'Amico, lo dimostra anche il fatto che i sondaggi stessi, quelli negativi, ci danno in una rimonta costante e continua. Crediamo che il fatto di essere Luciano D'Amico un abruzzese vero, uno che è nato in Abruzzo, ha studiato in Abruzzo, si è dato una sua dimensione professionale in Abruzzo, ha saputo fare bene il rettore dell'Università di Teramo e ha salvato anche Tua da un disastro, perché Tua attraverso una fusione per incorporazione con Sangritana ha evitato di portare i libri in tribunale, cosa che era stata, come dire, predisposta bene in precedenza, se poi casomai ne riparleremo in un altro discorso, per un certo obiettivo di privatizzazione. Luciano D'Amico ha i numeri, la capacità e la possibilità per governare questa regione. La provincia dell'Aquila, evidentemente viviamo in due province diverse. Viviamo in due province diverse perché l'attività principale di Marsilio è stata quella di svuotare i suoi alleati per rafforzare Fratelli d'Italia. Diciamo che il suo ruolo principale è stato questo. Poi l'efficacia di un'azione amministrativa non si va a misurare con il numero degli assessorati e degli assessori che si hanno, ma con i risultati che ci sono sul territorio. Francamente in Abruzzo questi risultati, per le delega a cui si è fatto riferimento, io non li ho visti e tra l'altro vivo quotidianamente, perché la mia professione è quella sia di agricoltura che di turismo. È arrivato il momento di voltare pagina per un nuovo Abruzzo. Grazie Patrizio Schiazza, Lega. Innanzitutto votare è un diritto, ma configura anche un dovere, un senso civico a cui ciascun cittadino è chiamato nel concorrere a definire la gestione della pubblica amministrazione della Res Pubblica. Quindi andate a votare perché esercitate un diritto importantissimo. Perché votare Marsilio? Uno, per la stabilità amministrativa che ha garantito, che è una garanzia di continuità, non è mai cambiata la giunta. Perché continuare a votare Marsilio? Perché nella gestione dei fondi comunitari 14-20 e quelli della programmazione comunitaria 21-27, che poi sono l'importante dotazione finanziaria su cui si misura il bilancio regionale, è stato un governo assolutamente straordinario. Perché non votare D'Amico? Per la stessa ragione per il quale il campo larghissimo ha in sé tali e tante contraddizioni di programmazione, di visione della società e del nostro Abruzzo, che impediranno ad Amico, nel caso malaugurato in cui fosse eletto Presidente, di governare questa regione. Si passa dal no perpetuo dei 5 Stelle a visioni più aperte come quelle di altre forze politiche, si passa all'idea della transizione ecologica come dogmatismo ambientalista senza alcuna visione d'insieme che consenta uno sviluppo. Perché non votare Luciano D'Amico? Perché preferisco il principio di liberalità a quello di centralismo democratico dell'altra coalizione. Perché preferisco votare Marsilio? Perché mi ha dato un sistema di garanzia di gestione pattizia di beni collettivi, adottando strumenti di governance come quelli dei contratti di fiume, contratti di foresta, programmazione del PSR ed altro. Perché votare Marsilio? Perché ritengo che abbia cognizione, insieme a tutta la squadra che lo comporrà, anche se semplicemente alcune candidature sono di servizio, ma è servizio la politica alla collettività. E perché ritengo che probabilmente l'Abruzzo meriti una filiera con il governo nazionale e che abbandoni definitivamente l'accozzaglia a cui ci aveva abituato il precedente presidente di centrosinistra e a cui si sta approcciando il nuovo in una linea di continuità con quella della giunta D'Alfonso.
Grazie ai nostri candidati, io mi congratulo con loro per essere stati perfetti sui tempi delle risposte, auguro ovviamente loro che siano stati altrettanto convincenti nei confronti dei telespettatori e elettori, ai quali diamo appuntamento alle prossime occasioni per i nostri spazi elettorali di tribuna. Grazie e arrivederci.